tell me where the freaks at. Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video al mio canale su Half-Life 2. Allora, eravamo rimasti in questo posto qui con l'idro scivolante, la nostra battaglia finale contro l'elicottero. Eccolo qui, questo è l'elicottero che dovremo cercare di abbattere senza morire in questo spazio aperto in mezzo a questa palude. Allora, questo elicottero normalmente ci tirerà addosso delle mine che dovremo evitare, o almeno dovremmo cercare di evitare, e poi passerà per un po' di tempo a smitragliarci per poi fermarsi e ricominciare. Una cosa molto importante da fare durante questo scontro è raccogliere tutti i potenziamenti per la tuta e i kit medici in modo da poter salvare la pelle. Mi sa che non l'ho colpito proprio. Per fortuna i colpi della mitragliatrice si ricaricano da soli. Ok, una volta finite le mine adesso dovrebbe ritornare per smitragliarmi di nuovo. Eccolo, e infatti, quindi noi facciamo una bellissima ritirata strategica. Abbiamo anche finito la tuta, questo è problematico. Fortuna qui c'è un'altra cassa da prendere, se riuscissi, solo riuscissi. Ok, sta ricominciando. Ok, quindi mi sa che adesso io vorrei raccogliere quest'altra scatola, magari anche quella a fianco. Ok, è finito, è sparito, eccolo. Ah, ce l'avevo proprio di fronte, sarà meglio scappare perché mi sta tirando le mine sulla testa. Ah, qui ci sono dei barili esplosivi che sarà meglio se evito. Intanto questo elicottero sta ancora continuando a dare fastidio con le mine. Ok, mi sa che l'ho colpito. Mi sa che l'ho colpito di brutto. Ok, riprendiamo a girare. Ogni tanto fermiamoci per mirarlo per bene. Sembra quasi essere andato effettivamente. Lo vedo in difficoltà. Ora che abbiamo finito i colpi, scappiamo per un momento per prendere un po' di rifornimenti, se possibile. Perché lo vedo un po' arrabbiato questo elicottero. Io me lo ricordo, questa sfida me la ricordavo un po' difficile, ecco, non esageratamente, ma abbastanza. Ero morto anche abbastanza volte. Infatti anche adesso non è che me la stia cavando tanto bene, sono quasi morto. Ok. E ce l'abbiamo fatta al primo tentativo, non me lo sarei proprio aspettato. Quindi achievement vendetta, ci siamo vendicati contro questo elicottero che rompeva le scatole già da un bel po'. E adesso andiamo avanti, eliminiamo tutti i barili esplosivi che ci possono dare fastidio, raccogliamo i fornimenti e andiamo avanti. Se non sbaglio questo cancellone era automatico, infatti se non sbaglio si attivava da qui, esatto. Quindi saliamo, attiviamo questo cancello abbastanza lento, direi, e mi sa che è meglio se trovo alla svelta dei medikit, che sennò a fine male. Ok, ributtiamoci in acqua e continuiamo il nostro viaggio. Qui intanto c'è un'altra scala e c'è una rampa per salire, quindi io direi di fermarci un attimino, visto che questo video è ancora, diciamo, all'inizio. Quindi vai, saliamo qui sopra, che se non sbaglio era pure una cosa fondamentale da fare, se non sbaglio. Infatti qui ci sono dei soldati che vediamo se li riesco a prendere. Ok, ci sono anche delle lame della morte. Qui c'è un altro soldato. Ok, molto bene. Teniamo il mitra con le munizioni al massimo, non me lo ricordavo. Ok, apriamo questa porta, ecco, lo sapevo, qui pieno di gente. Non ho granate, sì, ce le ho, ottimo, beccate di questa.
Ok. Poi al massimo direi di utilizzare la pistola. Ho visto dei kit magici lì, quindi non posso lasciarmi scappare questo rifugio. Ok, perfetto. Adesso possiamo prendere con calma tutti i rifornimenti. Questa è una stanza infatti stracolma di munizioni da ogni parte. Ok, c'è tutto, anche munizioni per la revolver che sono impossibili da trovare nelle parti più avanti del gioco. Ok, quante munizioni ho, se magari sto in overlay di Steam. Ok, la revolver ce l'ho al massimo, il mitra pure e anche la pistola in teoria, vabbè, ottimo. Quindi direi che questo posto l'abbiamo già svuotato, mi sa che possiamo andare avanti, e effettivamente è stata una buona cosa dato che serviva. E se avete visto bene, laggiù è passato il G-Man, esattamente, ogni tanto passerà per vederci e noi potremo guardarlo premendo C o N o Z, anzi Z, che questo lo zoom di questo gioco non lo uso quasi mai, quindi mi dimentico sempre il tasto. In teoria si deve andare di qui, esattamente. Ok, per poi scendere. E qui dobbiamo abbandonare il nostro idroscivolante per proseguire nel mondo esterno. Che alla fine eravamo già nel mondo esterno, ma dovremo lasciare via il nostro idroscivolante perché ormai la sua vita è terminata. Ma qua non riesco a passare, quindi se non ricordo male bisognava fare uno scatto. Invece no, ecco, mi sono già bloccato un'altra volta. Ma questa porta era aperta, ma la vedevo chiusa, invece qua stava la porta a terra, quindi posso passare. Ok, attiviamo i comandi. Penso che questo sarà l'ultimo posto di comando dove attivare il ponte, perché questo capitolo ormai è quasi giunto al termine. Dovrebbe funzionare, ho appena disattivato il ponte, solo che questa leva che non funziona mi lascia un po' il dubbio. Dovrebbe funzionare, io vedo solamente un cancello aperto, non saprei. Vabbè, nel caso ritorniamo indietro, dovremmo fare un bel po' di strada. Ho fatto male a buttarmi, mi sa. Ah, ma qui c'è una rampa, ah, giusto. Allora potrei anche provare. Andiamo. È fastidiosissimo il fatto di dover andare in acqua e percorrere una distanza così lunga fino là sopra. Ma dovremo farlo, quindi al limite posso tagliare. Quindi mi sa, vedremo dopo. Ok, siamo tornati. Se non avete sentito niente per un bel po' è perché volevo testare questa feature di Action che permette di mettere in pausa e riprendere i video. Penso di averla usata in modo corretto, anche se no, cioè, penso di sì, ma non ne sono totalmente sicuro, quindi mi scuso se avete visto un vuoto nel video dove percorrivo questa zona di acqua, ma non era mia intenzione, quindi mi scuso. Ok, buttiamoci di nuovo giù. Ok, adesso con un po' di fortuna dovremmo riuscire a superare questa rampa, quindi facciamoci indietro, prendiamo una bella rincorsa e ok, cosa è successo? Ce l'abbiamo fatta oppure no? No, non ce l'abbiamo fatta, per pochissimo. Quindi mi sa che devo prendere più rincorsa. Però ce l'avamo quasi, quindi mi sa che è fattibile. Quindi se è fattibile proviamoci adesso e concludiamo questo episodio, così che nel prossimo posso farvi vedere la... che è successo? Ok,
Sono accappottato, ecco qua, caricamento perché abbiamo finito questo capitolo, ormai questa è proprio la parte finale, o almeno così mi ricordo. Aspettiamo il caricamento del gioco che non è molto veloce. Sì, è finito il capitolo, siamo arrivati al nuovo capitolo, Black Mesa Est, quindi la nostra meta è stata raggiunta. E mi sa che è giunto il momento di lasciare via il nostro Yoshi volante, compagno di qualche episodio. Localizzatore Lambda, dove stanno le scorte? Cioè, ho trovato la achievement ma non le scorte, va bene. Tutto bene. Ok, adesso dovremo entrare qui dentro, in qualche modo. Ma cosa ci nasconde questo edificio? Lo vedremo più avanti nel prossimo episodio. Quindi se questo video vi è piaciuto lasciate scusate per il mio telefono, ma comunque noi ci vediamo al prossimo video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi piacciono i miei video e ne volete vedere altri, iscrivetevi e mettete mi piace, come ho già detto almeno 4.000 volte. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.